Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle. Nel primo servizio saremo a San Tommaso Gordino a vedere qual è la proposta dell'osteria contemporanea che completa l'offerta turistica legata alla palestra di roccia. Saremo poi a Livina Longo per una iniziativa che coniuga la cultura linguistica con quella legata alla conoscenza del territorio. Ecco, abbiamo già avuto modo di parlare della verticarea di San Tommaso a Gordino, ma adiacente a questa bellissima struttura hanno aperto adesso un ristorante. Siamo con Massimo Busin, che lo gestisce da poco. Buongiorno Massimo. Ciao. Intanto, come vanno gli affari per il momento? Ma bene, devo dire la verità, sono contento per come procede per intanto, sì. Beh, logicamente qui è tutto in divenire, abbiamo appena cominciato, però insomma le cose stanno andando in crescendo, quindi... Intanto, per configurare un attimo l'attività professionale di Massimo, tu hai lavorato spesso in giro, insomma, ti sei fatto le ossa di ristoranti importanti. Sì, esatto, per 15 anni così, sì. Sono andato a fare la gavetta, come si dice, e poi ho cominciato io l'esperienza come chef, come responsabile di cucina, e adesso sono qui, insomma. Ecco. Hai fatto questa scommessa a San Tommaso a Gordino e tu fai una cucina gourmet, insomma, di alta qualità, hai deciso questa. Beh, grazie per il gourmet non lo so, però insomma il succo di quello che facciamo qua è comunque lavorare con prodotti freschi, che siano dei prodotti di buona qualità, e basta insomma cercare di esaltare i gusti il più possibile senza stravolgerli troppo. Insomma, ecco, l'asticella la tieni alta, ecco, della qualità. Beh, speriamo anche di andare in crescendo. Lo posso dire in forma diretta, dai. Speriamo di andare anche in crescendo, però sì, insomma, dai, cerchiamo di far bene, dai. Per sì. Il momento tieni aperta la sera. E hai scelto di partire in maniera un po' morbida, giusto? Ma sì, allora quello sì, anche perché dovevo capire un po' con la struttura come, perché la cucina qui non è grandissima, quindi dovevo capire un po' come potevamo fare. Adesso abbiamo cominciato ad aprire anche sabato e la domenica a mezzogiorno. Uh-huh. e quindi vediamo, perché comunque a mezzogiorno la domenica abbiamo abbastanza richiesta, e quindi siamo partiti con quello. Adesso mi sono attrezzato un po' anche con la cucina per poter fare qualche coperto in più, insomma. Ecco. Ora, osteria contemporanea. Osteria ha un nome un po' antico, ha un sapore di antico. Contemporanea perché? Ma contemporanea perché, allora, mi sono sempre piaciute le osterie. Mi piacciono comunque i locali anche alla buona, i locali per tutti quanti mi piacciono, però poi io ho fatto un'esperienza, è vero, gourmet per tanti anni, e quindi è quello che ho imparato, insomma, ho voglia di metterlo in pratica anche adesso, no? Quindi poi adesso l'osteria non mi vedo più la polenta e il tocca da boia, secondo me c'è anche qualcos'altro, insomma, ecco, e allora cerco di far questo, e devo dire che i clienti e anche molti aggordini vedo che sono contenti, quindi questo è benzina per il motore. Certo, e tu inventi anche qualche, bisogna anche inventare, perché anche il tocca da boia sarà un'invenzione dell'epoca, giusto? Sì. Ecco, quindi inventi qualcosa di nuovo, che cosa ti sei inventato magari? Ma guarda, che può essere riconducibile alle Dolomiti, a San Tommaso Gordino, però che sia nuovo, che sia di nuova realizzazione. Ma diciamo che i prodotti, comunque cerco di usare prodotti nostri, fermo restando che faccio sempre qualche piatto a base di pesce, e devo dire che van via tanto, insomma, sono molto richiesti, probabilmente perché qua pesce non ce n'è, quindi è un po' la novità, forse in quello. La creatività in cucina qui non più di tanto, perché comunque è osteria, però sì, qualche pizzico qua e là cerco di mettercelo. Ecco, cioè, questo tu non hai una carta degli alimenti molto ampia, cioè ne hai magari 4-5? Ecco, anzi, non c'è, piccolissima. È piccolissima, sì. E molto particolare, mi è piaciuto molto, sì. Sinceramente. Sì. Adesso noi qua siamo a cavallo fra la Valle del Bioys, Val Cordevole e la Conca Gordina, quindi il tuo raggio d'azione è abbastanza ampio. Come risponde la gente del posto e come hanno risposto anche i turisti? Arrivano un po' da lontano? Sì. Beh, allora, la gente del posto non me l'aspettavo, però la risposta è stata ottima, proprio ottima. Beh, con la gente di San Tommaso uno spettacolo, ecco, in tutti i sensi, però anche con la gente di Agordo e Taibon, vedo con quella zona lì, molto bene. E cosa che non pensavo, stiamo lavorando anche con Arabba,
che insomma a Raba non è neanche così vicina, è l'inverno insomma magari con le strade, è vero che quest'anno non ha nevicato, le strade sono sempre state pulite, però appunto viene anche gente da Raba, Selva e Colle che non pensavo arrivassero fino qua giù insomma, e quindi con i locali molto bene, con i turisti anche andata bene sotto le vacanze di Natale, adesso c'è un periodo un po' di transizione, comunque non è che ci sia tanta gente in giro, però sì, stiamo lavorando anche con i turisti anche di Falcade, comunque sempre Alleghe, quindi nel complesso io sono molto contento. Sì. Io posso dirlo per forma diretta, per averlo vissuta questa cosa, che mangiare da te ha sapore di osteria, perché tu passi fra i tavoli e chiedi da dove vengono, l'ho visto che lo fai, e chiacchieri con la gente, insomma ha questo sapore veramente dell'osteria di una volta. Ecco, questo lo posso dire in forma... Sì, sì, un po' è questo. Io voglio che qui siano tutti a loro agio comunque, no? Che vengano qui e mangino tranquilli e soprattutto passino 2 ore in tranquillità e che sia una bella serata. Insomma, quello è l'importante. Se riusciamo a fare anche da mangiare bene, tanto meglio, ma l'importante è che la gente sia a proprio agio e stia bene, questo sì. Qua ad esempio sto facendo una crema catalana, però fatta salata. Di solito siamo abituati a mangiarla tipo nelle pizzerie dolce e qui invece la facciamo salata. Adesso cominceranno gli asparagi, quindi prossimamente la farò con quelli, perché comunque mi piace avere un bel filo conduttore con la stagione, no? Con la stagione e con i prodotti stagionali. Quindi in base al periodo cambiamo un po' i gusti, ecco. Ecco, questa fa parte un po' del mio passato, no? Nel senso cercare di fare dei piattini, ecco, gourmet possiamo dire, però insomma con prodotti stagionali innanzitutto, e poi se si riesce a trovare qualche prodotto locale tanto meglio, insomma, ecco. Come si fa a compensare la cucina rustica con la cucina gourmet? Trasformarla in gourmet? Ma secondo me non bisogna neanche fare tante distinzioni, no? Nel senso che ci sono tanti tipi di cucine, sì, questo è sicuramente vero, però poi io ho girato anche abbastanza, insomma, quando posso vado in giro e io direi che la distinzione principale, ci sono due distinzioni, la cucina buona è quella che non è buona e basta, no? Poi che sia asiatica o che sia fusion o che sia tradizionale, secondo me quello è secondario, però insomma una cosa fatta bene in linea di massima è sempre buona, insomma, ecco, questo sì. Cognizione nostre vicinanze. Oggi a Livinalongo conosceremo questa iniziativa e parleremo con Manuela Radurner, che è la presidente dei Ladins da Fodom. Oggi siamo nella zona di Fodom e siamo con la presidente dell'Unione Ladina Fodom, Manuela Radurner. Ci vuoi parlare del nuovo progetto che avete messo in atto dal 2021 forse? Sì, che si chiama Cognizione le nostre vicinanze. Sì, l'anno passato più o meno questa ora qua, le vignul Giuseppe Pellegrini ha di forse la rebusende per cognizione le nostre vicinanze. Non so anche nato ma adesso per se sì, ma ci vostro fare cognizione le nostre vicinanze. La gente da Fodom la ne cognizione ben più o manco. E fa, ma non è vera, e vola senza gli insegnanti, e fa cognizione ci che venne tu giù, ci che venne semenefora per queste vicinanze, per ci credo prova che va perduta. E allora, per l'Unione dei Ladins da Fodom e Vancin, è un progetto in cima a Sagran, allora onde sedute sempoiense all'Istituto Cesare de Zan, io domani e loro stai ben contenti in cede poveri dai di fuori. Dopo, non so proprio come la scomence via, coffè, sono ciappé via l'istituto, costo Giuseppe Pellegrini, dopo leva la Lidia Rui, che è ancora, la Eleonora De Mattia, presidente dell'istituto Cesare de Zan, Danny Dorigo, la Palla Stella, che è la nostra consigliera, che dopo ancora laureate tanto sulla grafia, sulla scrittura, perché questi picchi libri, certe robe le vengono proprio scritte in Fodom. Diciamo che
il testo l'ho scritto in italiano perché perché in e c'è per todes viglia la fora in cento dos che in inglese e le sto fatte in italiano perché che la clientela da chi l'ho più che altro massima cala da viste le clientela italiana sono già per un ciale di mattese un 5 progetti e sono partiti. Ho cominciato a domani alla gente, puccia di gente per ogni frazione, per ogni vicinanza, se ne contava 5 che leva, insomma, una volta. E prima io avevo 5 titubanti, ma poi dopo, a forza di scorrere, sei contento. Perché l'importanza è che la cede. Di mettere per iscritto le tradizioni, perché la gente la discorre di barro, accesa, delle robe, però mette anche testimonianza per iscritto, le importanti. Sì, non leva di me, volei scrivere su, dopo è vera, che anche l'ultima, che anche ti scrive un piccolo libro, mi spero che in seguito venga fuori in un libro più grosso. Da magari se chi crede che interessa i vada con presto libero un volume fa ben pulito e se gli esunci qualche co che veniva fatte ci che ven fatte ancora ci che ven semene ancora però avevi in cin l'idea di qualche le vive ancora lì da fuori ste quale dei picchi opuscoletti perché la gente che va per scominciare insomma sì ma invece perché la gente che va fuori a queste vicinanze che la cammina fuori a queste vicinanze non è che la può se tu adrio è libero e volume pagine allora chi che interessa è ogni vicinanza ha il suo piccolo libro le sue piccole foto e qualche un sono stai buon di fuori insomma chi la fa d'ombre ste è già e delle testimonianze viventi della vita rurale e cura delle persone che non le anziane la età magari e cura di sono giovanili che vuole dimostrare cioè, con quei fatti insomma di come che si vive in montagna in generale insomma. Difatti Castle sì è proprio tan giovane ma insomma è ancora attivi e Castle è un dei progetti che volonse tipo in fare il pan o si mostra che si faceva una volta il pan i fondi a pan che un quanto a fodom soprattutto chi delle vicinanze è ancora ben mettus ne qualche un che non è più tan ben mettus però tocca di che i capi frazione gli ha proprio cialedetti in su sti fondi a pan e se volesse mostrare il cico che veniva fatto il pan una volta e questo ho veduto che è possibile fare. Anche reintroduce il discorso delle vegge e coltivazioni dell'orse, della siala, del formento, eccetera, eccetera. Sì, questo è un dei progetti che ce l'ho portato avanti. Le belle giovani o gente in cinque del tempo che ha cominciato con le semenze. Semenze proprio da Fodom, di Cale da Nauta, che per fortuna la gente del Templo si era ancora tenuta su e gli ha cominciato a semene. Quello che il progetto che lei ha una con San Tomas e con Valada, che lei è la banca delle semenze antiche? Che... Sì, le Cale, poi dopo adesso io ho venuto fuori e c'è un'altra roba che per me se ne scorrerà più una volta perché vuol vedere che la. Che se vuole la portare avanti e sì il Tomaite in questo progetto qua sì. Ecco i finanziamenti che riusciamo a mettere a una da una vera diciamo che questo libro qua questo progetto qua che ne dai dalle la Raba Fodon Turismo e il comune che mattite una buona perde soldi invece la Raba Fodon Turismo perché che sta intenzione di portare fuori i clienti i porti fuori a fare queste vicinanze a fare vedere insieme la vita d'Anzacan. Ecco, non serve neanche avere i figuranti perché la gente stessa che abita ancora qui in luoghi bellissimi, che a Mancedù per fortuna ancora queste tradizioni. Sì, ho la fortuna di avere la gente ancora attiva e disponibile, cioè per sé che non devi che per qualche si vuole fare un si mette a disposizione. Questo progetto allora ho intenzione di portare questo istenze proprio a livello
turistico, una guida di media montagna che sa tutto l'impegno di portare fuori i clienti, fuori a questa stazione. Naturalmente la festa esperta in cedola di questo progetto qua, perché tocca in cedola la possiamo capire con che la giva e quindi ha cinque storia, però in cedola entusiasta proprio di poter conoscere robe nuove. Poi dopo la vince e va bene stessa sua nonna gli porta sta roba, è contenta della vedù che è una roba che alla gente che vende fuori via la può da sai. Ma mi posso descorrere anche per cognizione di causa che la gente che vende fuori, no, gli si interessa delle robe che per noi lì è banali, che possono essere stupide, no? E invece lì è molto interessanti perché che vende fuori che non le cognasse le robe qua. Sì, questo è vero, anche perché agi fuori queste vicinanze da Fodom, l'incin, agi fuori per la natura, non teste stresse, fuori da tutto il casino del turismo proprio. E ben fatto, ben metto a una tella nel che se ci ha fatto incin, magari due o tre vicinanze a una, che così poste fuori a 4-5 ore. Magari una ne credenci in più longia di queste uscite, ma un calcolo che non le sia più longe di 4-5 ore, cioè perché la gente se no dopo le stracca, non è più buona della fredda, te la porta drio, la si stufa e l'anno passato, una volta l'ho fatta a settembre proprio per fare, bisogna una prova tecnica.